Lo sport e la scuola come ponte per incentivare la crescita dei ragazzi del quartiere di Poggio Reale. L'idea è venuta all'AIX, l'Associazione Italiana Cultura Sport, e finanziato dalla Fondazione Con il Sud, che con un ponte verso il futuro, conoscenze e competenze per lo sviluppo dei ragazzi del quartiere di Poggio Reale, punta decisa all'attivazione di laboratori che non solo sostengano i ragazzi della terza e della quarta municipalità, ma soprattutto i genitori nella guida dei propri figli. Un'opportunità di sviluppo per il territorio che parte dai ragazzi, ma anche da uno staff qualificato, come spiega l'onorevole Bruno Molea, presidente AIX Nazionale. Ci saranno dei laboratori, ci saranno degli operatori esterni che interloquiranno direttamente con i docenti, interverranno le famiglie che verranno a conoscenza appunto di quelli che sono gli orientamenti che la scuola dà, gli orientamenti e le opportunità extrascuola che ci sono, la possibilità quindi di indirizzarsi insieme ai propri figli verso nuovi percorsi di studi. Quindi un'interazione continua fra famiglie, ragazzi, scuola e associazionismo. Non solo attenzione allo sviluppo dei ragazzi, ma anche alla crescita dei luoghi di apprendimento, perché diventino traino del cambiamento e fiore all'occhiello della periferia, come spiega l'assessore all'istruzione del Comune di Napoli, Anna Maria Palmieri. Nessuno abbandona un luogo dove sta bene e quindi supportare la motivazione dei ragazzi significa coinvolgerli in attività e poi far da ponte, cioè seguirli nei difficili passaggi, perché le giunture tra un ordine di scuola e l'altro, per esempio, sono i momenti più difficili. Per fare ponte è necessario che grandi figure del passato riescano a trasmettere la propria esperienza ai più giovani. Proprio per questo Bruno Molea e l'assessore Anna Maria Palmieri hanno premiato Angelo Damiano, ex ciclista su strada e originario di Barra, campione olimpico nel tandem ai Giochi Olimpici di Tokyo 1964.